Ciao bellissimi! Il video di oggi è un video un po' strano che vi comprenderà anche tramite telefono. Oggi lavoriamo al computer. Sì, questi qua sono gli occhiali per la luce blu. Me lo chiedete sempre, quindi ve li lascio qua sotto in descrizione. Io l'ho preso su Amazon. E oggi siamo qui per lavorare a un progetto speciale. È la prima volta che faccio qualcosa del genere. Non so benissimo come funzioni, quindi aspetterò i vostri feedback. Ma il piano è quello di fare delle magliette per il mio canale, ovvero le mie magliette. E oggi voglio fare con voi e tramite Instagram, perché intanto che sto facendo questo video farò dei sondaggi su Instagram, quindi se volete andatemi a seguire qua sotto per aiutarmi a decidere come fare queste magliette. In realtà questi design qua, che dovrebbero essere tre, saranno disponibili prima di Natale, tra fine novembre e dicembre, e poi ovviamente si potranno migliorare barra rifare dei nuovi se l'idea vi piace. Però nel momento in cui uscirà questo video non so se saranno già pronte, ma vi farò un altro annuncio in un altro video su Instagram. In poche parole dovete seguirmi su Instagram perché è lì che dico le cose. Ora, non perdiamo tempo, iniziamo. Il vero problema è che non so come fare questo video, nel senso proverò anche a registrare lo schermo, spero vivamente che QuickTime non mi abbandoni. Ho quattro progetti in mente e in teoria i design devono essere qua, tre. Ho due progetti assolutamente fattibili a livello di difficoltà e due in cui voglio un po' approcciarmi all'illustrazione. Infatti non so perché ho dimenticato l'iPad giù, ora vado a prenderlo. Grazie Luce, che fai un po' quello che ti pare. Il terzo design dipende sì dal vostro voto, ma anche da quanto io sia in grado di farlo. Quindi partiamo con i più semplici. C'è una limitazione, che è il colore delle magliette. Per il momento mi hanno dato disponibili solo bianco e nero, che è un po' deprimente, quindi devo tenere a mente anche questo per il momento. Spero che in futuro si possano scegliere dei colori un po' più pastellanti o comunque non bianco e nero e basta. E direi che partiamo col primo, che è il più semplice di tutti. Allora, mi hanno detto di lavorare in A3, quindi andiamo subito a lavorare in A3. La prima maglietta che voglio proporvi è bellissima. La prima maglietta è ispirata alla grafica dello studio di Amsterdam, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, che è quella dei Beatles con i vari nomi e la E commerciale accanto. Io voglio fare la stessa cosa, ma con i nomi dei miei scrittori preferiti. In teoria, questa variazione, questa grafica, questa tipologia di maglietta è stata riproposta in qualunque modo, ma era un po' quella l'idea dei grafici, penso. Teoricamente dovrebbero essere quattro i nomi e io ne ho molti di più, e ora devo scegliere effettivamente quale fare, quanti nomi inserire. Ora vedo un po' a livello estetico com'è, ma soprattutto io ero molto indecisa se scrivere i nomi dei personaggi o i nomi degli scrittori. Trovo che i nomi degli scrittori siano molto più fichi da vedere, più comprensibili, i personaggi principali e gli scrittori. Cioè, così vediamo cosa ne dite. Intanto decido il font, che probabilmente sarà un'elvetica come nell'originale, non mi ricordo. Ora vado a cercare cosa c'è nell'originale. Nella prima parte di questo video mi sono resa conto che c'erano tutti i nomi degli scrittori scritti sbagliati e ero talmente presa dal voler fare la maglietta, cercare il font, impaginare, cercare i nomi, che me ne sono resa conto solo quando ho fatto il mock-up. Quando ho fatto il mock-up ho proprio visto che erano sbagliati. Finalmente mi sono riconcentrata sullo scritto. Li ho pubblicati corretti, tranquilli, rilassatissimi. Andiamo avanti col primo lavoro, che vi ho già spoilerato. Vabbè, vabbè. Allora, questa è la lista completa dei miei scrittori preferiti, però devo toglierne uno perché secondo me così è un po' lungo. Non saprei, a parte che in fondo, visto che la maglietta ha un punto, non mi dispiace, secondo me allora a questo punto manca un nome. King ci starebbe benissimo, è troppo corto. Sì, è troppo corto. Decido il nome di un mio scrittore preferito che non ho ancora inserito. Faccio la versione con i nomi dei personaggi e ritorno da voi. No, non ho una scrivania in casa e o lavoro qui o lavoro di sotto sul tavolo della sala, cioè dove mangio, solo che giù c'è troppo buio, quindi finché, cioè ancora per un paio d'ore, un'oretta ci dovrebbe essere luce, quindi stiamo qua. Allora, ora io qua ho su questo uomo molto peloso il mio mock-up della prima maglietta. Devo dire che amo profondamente, ma è una cosa che io mi metterei tantissimo, quindi sì.
molto molto indecisa. Intanto Dostoevsky si scrive così. Assolutamente indecisa tra questo e la versione con i nomi dei personaggi dei libri, dei miei libri preferiti di questi autori, perché alla fine è venuta molto più ficca questa qua. Quindi non saprei. Ora vi faccio la votazione su Instagram e voi deciderete. Ok, miei cari cactus, il primo sondaggio è andato, è online. Passiamo subito al secondo, facile. Facile. In realtà questo è un design che voglio troppo fare, per cui ho un sacco di sondaggi da fare, che però risulterebbe molto più figo anche solo su una maglietta grigia. Visto che la cosa non sono sicura che si possa fare, spero che il risultato sia bello uguale. Allora, tanto c'è un problema di stile grafico proprio, quindi vado a fare le due proposte e poi andiamo a vedere se in italiano o in inglese, che è il secondo dubbio che ho. Il concetto è questo, che è tra l'altro sbagliato, perché in realtà io volevo rappresentare la gioia che prende noi lettori quando vediamo una libreria. E quindi il momento in cui tutti quelli intorno a noi ci tirano verso la parte opposta perché non vogliono che noi entriamo in una libreria, perché sennò non usciamo più. E quindi il termine giusto non è library, è bookstore. Il problema è che è is that a bookstore mi fa un po'... quella è una libreria, è più carino, is that a library suona da Dio, però library vuol dire biblioteca. Quindi in realtà quando ho fatto questi appunti io ero ubriaca, che non sapevo più niente della mia vita, né l'italiano né i nomi, oppure l'ho fatta di fe... probabilmente erano quei momenti in cui io ho le idee, quindi le scrivo a caso e poi non ci penso più. Forse devo riguardarle prima del video, ma non è quello l'importante. Farò votare a voi, perché a questo punto library non va bene, sarà bookstore. È bookstore o bookshop? Bookstore, penso. Rendiamole negli stili che io vorrei proporvi. Uno è molto minimal, uno è molto vintage. Ho paura che quello un po' più grafico non si risolva bene sulla maglietta nera o bianca. Ma andiamo a scoprirlo, intanto andiamo a lavorare. Questa è la base praticamente dei font minimal che vorrei usare, della grafica minimal che vorrei usare. Ovviamente non so come dire, dobbiamo lavorarci un po' di più, ma intanto oggi voglio tutti i vostri... sono qua. Non so perché quando mi vede mi illuminano. Ok, JPEG, e andiamo a mandare anche la seconda versione. E anche il secondo sondaggio è online, vediamo quale sta vincendo per il primo, ok? Sta vincendo nettamente gli scrittori, meglio, era quello che preferivo anch'io, e sono molto curiosa di vedere cosa risponderete per il secondo. Inoltre mi sono resa conto che lo schermo non stava registrando, e questo è il mio problema con le registrazioni schermo mentre lavoro, che poi non le controllo se stanno continuando e non stanno continuando. Però vi ho fatto delle mini riprese da inserirvi mentre io sto lavorando. Ora arriva la parte difficile, che se questa era lunga non oso immaginare la prossima. La prima idea che volevo fare completamente disegnata è la taschina, che non esiste, non posso mettere una taschina, però neanche una falsa taschina, però una scritta Cactus Army, tipo il testo del bookstore che ho fatto adesso, con tanti cactus disegnati a mano, ovviamente da me, per questioni di copyright e per questioni di personalizzazione. Io non sono la migliore illustratrice del mondo, quindi non so come verranno fuori questi cactus. Probabilmente prenderò spunto dall'internet. E mentre la seconda idea illustrativa più designer è fare una specie di pattern che si ripropone lungo tutta la maglia. Io volevo fare lo starter pack con le percentuali, ma penso che l'abbia fatto Matteo uguale e mi ha minacciata. Quindi... non è vero, mi ha detto solo che ce l'aveva già lui. Quindi ho deciso di fare delle illustrazioni minimali barra di design con le cose più o meno che mi rappresentano meglio e che piacciono anche a voi sicuramente. Quindi uno è più proprio illustrativo, uno è più grafico. Penso che partirò con... in realtà ho difficoltà con tutte, perché a fare le icone io faccio un po' schifo e per il grafico servono le icone. Penso che partirò però con quello grafico, perché con l'iPad probabilmente verrà dopo domani. Quindi partiamo col grafico. Posso farcela. Intanto devo scegliere una palette colori, quindi andiamo a cercare qualcosa che ci piaccia. Probabilmente taglierò questa parte da tutto, perché che palle per voi. Ok, ovviamente tutta questa roba è sotto copyright, quindi io la userò solo come guida
per fare la mia icona. Ho messo una vita per fare questa icona e visto che la telecamera ha un determinato periodo di vita, a parte che sta già venendo buio, mannaggi, farò tutte le icone e vi farò vedere esclusivamente come le dispongo, perché così ci metto troppo. Ecco qua, come potete vedere dalle icone e dal fatto che tutte le scritte sono cancellate, vuol dire che io ci ho messo una vita perché ho dovuto accendere la luce, ma le ho finite. Ora, e poi il gioco è praticamente fare una specie di pattern, circa, ripeterà per tutta la maglietta, e che io colorerò con delle macchie di colore messe un po' a caso. Magari se io rigruppo le cose va anche meglio. Praticamente quello che sto mettendo io è un quadro che rappresenta il mio amore per l'arte, perché il mio piano era quello di fare una mini rappresentazione di una statua. Non ci sono riuscita. Volevo metterci anche tipo un sacco di altra roba, ma ho scoperto che io mi compongo di più cose di quante pensassi, e quindi se va bene potrei farne un'altra. Oddio, dove ho messo la penna? Perché? Preso? Perfetto, ce l'abbiamo. Ok, ok, c'è stato un momento di panico dato dal fatto che la telecamera era sia scarica che piena, ma avevo un'altra batteria, quindi stiamo a cavallo. Ora, intanto che andiamo a fare... ci sto mettendo una vita per fare tutto ciò. Intanto che andiamo a completare la terza maglietta, possibile maglietta, con Astropad, vi faccio vedere qual era il mio piano. Praticamente il senso è che... beh, questi dettagli grafici vado a mettere io a posto dopo, eh. Intanto facciamo tutte le bolle e poi vi faccio vedere qual era il mio piano. Ok, ci siamo, nel senso che io volevo dare più senso di fatto a mano effettivamente che di fatto bene, e questa era l'idea, solo che ci sono delle parti bianche che non devono essere bianche, e ora andiamo a vedere cosa fare. Intanto vado a cambiare i colori perché è quello che mi interessa. Non so come venga fuori. Oh, mi piace un sacco, cioè sarebbe più in basso, esatto, tipo così. Mi piace un sacco, tantissimo, tantissimo, tantissimo. Però devo provare a fare l'illustrazione dei cactus con scritto Cactus Army. Ora, visto che ho solo l'altra batteria, cioè robe tecniche, è tardi, tanto la qualità video è così, è quello che è, quindi io faccio i disegni cioè sull'iPad, e poi ci vediamo dopo. Ok, questo è tutto, ovviamente io farò delle mini aggiustamenti alle cose, poi ora ovviamente c'è la votazione dell'ultima che tra un po' registrerò, voglio assolutamente sapere chi vincerà tra quella grafica e quella con i cactus. Allora, un po' perché io non sono molto brava a disegnare e ci metterei moltissimo tempo a fare dei cactus decenti, un po' perché secondo me quella con i pallini colorati è molto più particolare, il cactus con la scritta qua ce ne sono mille. E quindi non saprei, però io spero che votiate l'altra perché mi piace molto molto di più, e ci vediamo tra poco per vedere i risultati finali. Però spero di poterle fare tutte e quattro, non lo so. Intanto voi scrivete nei commenti quale delle due preferireste. In teoria le nostre magliette finali sono queste tre qua. Bravi tutti, e ora vado a prepararmi la cena. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissim. I think it's so